Salve ragazzi, oggi siamo qua su FIFA 19 con il nostro, cioè anzi, con la nostra modalità allenatore, con il nostro Parma, per vedere un po' come si è messi con gli acquisti, fa del mercato e discorrendo. Allora, Breccalo, io spero che vada via presto, non lo puoi più vedere, Embolo pure, e qua siamo a posto. Qua bisogna un po' sfoltire, no, anzi, McKennie, poi c'è Dezzi e Tevez, qua bisogna un po' rinforzarsi in realtà, Saïngaïs e Berami, qua bisogna rinforzarsi anche qua, terzo adesso è Piszczek, che è tornato dal mondiale o dall'europeo, in base a quello che era, ed Ambrosio, no, e nessun altro, terzino destro dobbiamo veramente fare qualcosa. Difese centrali va bene, le risorse, terzino sinistro va bene, quindi ci serve un terzino destro assolutamente, magari un terzino destro che ci dia qualità, però abbiamo pochi soldi, 4 milioni, quindi non credo che potremo fare chissà cosa. Adesso vediamo un po' come va le cose. Allora, qua ho fatto una ricerca. Gianni Ruggero, seguiamolo, vediamo un po' com'è. E niente, io direi di andare avanti e vedere se abbiamo delle offerte interessanti. Anche perché con i soldi che abbiamo non possiamo fare granché al momento. Speriamo bene, speriamo, incrociamo dita. Vague per 5 milioni e 7. 29 anni, possiamo arrivare anche a 7 milioni. Io a 7 milioni lo vendo, sinceramente. Anche perché comunque potremmo prendere difesa centrale con 11 milioni, un pochino migliore e più giovane. Quindi facciamo 7 milioni e 5. Partiamo da questa cifra qua. 5 milioni e 7, no. 7 milioni e 4, abbassiamo leggermente. No, sono di coccio questo, ho capito, eh? 7 milioni, io dico massimo 7 milioni. Minimo 7 milioni, eh. 6 milioni e 9. Attenzione. Attenzione. Dai che si chiude. Buonissimo. Buonissimo, ragazzi. Abbiamo preso anche 200.000 euro in più. Che posso sempre far comodo. Mariani non va in prestito. Mariani. Murru. Che ruolo è Murru? Vabbè, andiamo avanti, va. Tanto non dovrebbe essere fortissimo Murru. Ancora vague. Allora, visto che abbiamo accettato 7 milioni e 2, al Newcastle lo vendiamo a 7 milioni e mezzo. Se no, rifiutiamo. Vediamo se riusciamo a. C'è Benitez, tutto. Il vecchio caro Rafa Benitez. 7 milioni e mezzo. O se no niente. E ha sclerato. Cazzi vostri. Noi lo vendiamo lo stesso, tanto nel caso. Lo vendiamo anche perché comunque è un buon giocatore, però ha già 29 anni e non è top. Berami potrebbe essere un trasferimento buono. Però per 1 milione e mezzo, per 1 milione e 100.000, non so quanto ci valga la pena. È un 71 overall e un'altra stagione come terzo centrocampista difensivo centrale la può fare. Quindi noi lo vendiamo a 2 milioni, facciamo nel caso, minimo meno 2 milioni, dai, giusto per. Ok. Abbiamo Shuduri, quell'altro, e poi sarebbe un nuovo centrocampista difensivo centrale buono. Vabbè, non so cosa fare. Rifiutiamo. Abbiamo Guy, Shuduri, però forse potevamo anche venderlo, perché abbiamo. Adesso, guardiamoci un attimo, mi sa che ha fatto la cazzata, può essere, perché avremo Guy's che volevamo vendere. Sain e Shuduri potevamo venderlo. Potevamo venderlo.
Uffa, potevamo vendere per ami. Non ci ho pensato bene. Dovevo darci prima. Vabbè, McKennie e Fontana aumentano. McKennie a 78 e Fontana a 67. Molto bene. Fontana è sempre più secondo portiere della squadra. Andiamo avanti, sperando che arrivi un'altra offerta per Verame a questo punto. Nicolas Gonzalez, attaccante, ovvero 75. Ha una buona velocità di scatto, un buon dribbling, buona accelerazione, buon controllo di palla. Potrebbe servirci. Potrebbe servirci. Però prima bisogna vedere Embolo. Prima bisogna vedere e bisogna vendere Embolo. Caldirola. Caldirola anche lui 3.150.000. Trattiamo e cerchiamo di arrivare a 5 milioni, se ci riusciamo. Anche se la vedo abbastanza dura, perché non ha un gran mercato. È inutile, io stavo di farmi una squadra buona, voglio proprio puntare al massimo. Va già meglio, eh. Questa offerta qui 4 milioni e mezzo, dai. Perfetto, abbiamo preso abbastanza soldi. Direi che è una buona proposta. Ci può stare. Allora, andiamo ancora un po' avanti. Mariani in prestito. Mariani è fa un po' tutto, però deve crescere bene perché comunque ha solo 62 d'overall ed è leggermente basso, quindi magari facendo esperienza potrebbe crescere velocemente. Ashraf Hakimi, questo è buono, questo è buono, 21 anni, 78, è molto veloce, molta resistenza, buona accelerazione, buon controllo di palla, buona marcatura, buona scivolata. Questo è un giocatore abbastanza completo che ci può interessare. Mendy, anche Mendy, ottima accelerazione, ottimo scatto, ottima scivolata, buon controllo di palla, buon dribbling, buona agilità. Come terzino sinistro potrebbe andare abbastanza bene. Berami, 1.100.000. Trattiamo, vediamo se arriviamo a 1.500.000, giusto per fare qualche soldino in più. Potrebbero servirci nella campagna. Trasferimenti, dai, su. 1.500.000. Dai, accettate, vi prego, vi prego, vi prego. No. 1.300.000. Vi prego. Niente. Berami è buggato. O quello niente, va bene. 1.100.000 ci liberiamo di Berami, che sarebbe un quarto centrocampista difensivo che non ci serve al momento. Perché già ne abbiamo tre. Già sono tanti, forse tre. Quindi quattro sarebbe. Non giocherebbe mai. Caldirola venduto. Ok, Berami ancora. Un altro. Accettiamo. Tutti qui con Berami. Si vede che ha fatto una buona stagione. Allora, abbiamo 8 milioni. Io proverei a fare una cosa. A me mi stuzzica molto quel giocatore terzino destro del Real Madrid. Che è. Come si chiama già? Dove è finito? Kadimi, Kapimi. Boh, Hakimi, scusate. Proviamo ad acquistarlo. Proviamo. Magari potrei fare uno scambio. Vale 10 milioni. No, Embolo è troppo, dai. Cherry. Guys. Oh, Guys più 10 milioni. Allora, pensiamoci bene. Guys più 7 milioni e mezzo può andare bene, secondo me, una buona offerta. Oh, ragazzi. Allora, Guys è forte, ok, però ha una resistenza scadentissima. È sempre stanco, quindi secondo me era giusto venderlo. E facendo così varrebbe Guys, lo faremmo valutare quasi 12 milioni, perché Hakimi ha una valutazione quasi di 20 milioni, cioè 12 milioni di base, però è giovane, così crescendo molto ha una buonissima valutazione che può crescere moltissimo.
Allora, Hakimi, mio, sei cruciale. Sei cruciale, ok, era quello che voleva. 5 anni, accettiamo assolutamente. Clausola, ignoriamo. No, 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 no. Neghiamo la clausola. Ok, sarà meglio. Prende 81.000, però qui noi offriamo 90 Ok, l'ha accettata. Che culo, sinceramente che culo, lo dico. Però il problema è che adesso abbiamo 0 euro. 0 euro spaccati. Va bene. Proprio un terzino destro sia titolare che di riserva. Ok, ne abbiamo due. Ci sarebbe un terzo, ma va bene due per il momento. Qui abbiamo Milenkovic, Colombo, Sar e Vague. Bene. Darmian D'Ambrosio, bene. Plizzari, Fontana e Lombardi. Sain, Shuduri. Ok, ci sarebbe un altro centrocampista difensivo centrale perché Verame andrà via. McKennie, Idemark, Dezzi, Tevez, va bene, ok. Perfetto, quindi ora in base a quello che si vende noi faremo acquisti, in base a quello che venderemo. Purtroppo non possiamo fare tanti acquisti perché non avendo tantissimi soldi di mercato. Ok, Marani in prestito finalmente, Pizzari in prestito, ma voi spero che state scherzando di brutto proprio. D'Ambrosio, l'eroe dell'anno scorso. No, D'Ambrosio così poco non si dà via. Con così poco noi che compriamo, scusiamo, eh. Scusate. Almeno 5 milioni per D'Ambrosio. Almeno 5 milioni. Anche se da comprare un giovane. Però, almeno. Cioè, così poco no. Mi rifiuto. Ha fatto un'annata straordinaria. Eh no, eh no, allora niente, allora vi arrangiate. Mi dispiace, ma non svendo D'Ambrosio. Anche perché scuola fascia dopo chi ci rimane? Nessuno, quindi non possiamo venderlo per così poco soprattutto. Allora, Kraft, Kraft non è malaccio. Ma mettiamo nei preferiti, però non è malaccio. Non è malaccio. Karavev, terzino destro, buono, discreto come riserva che vale anche poco. Quindi potrebbe essere un acquisto buono a prezzo minore. Sar, terzino destro, 9 milioni, 28 anni. Mi sembra un buon giocatore, sinceramente. Sabali. Questo è abbastanza buono. Non è messo male come statistiche. Icoco. Abbiamo un po' un 76. Questo un po' meno forte. Capiamola di qua. Pezzella. Lo so. Pezzella. Ma che ti devo dire? Non posso comprare. Non lo so, non ho soldo. A parte che Verami non è ancora andato via. Non so cosa sta aspettando. Verami. Però ancora, è ancora lì. A scaldare la panchina. Allora, allineiamo i giocatori. Vabbè, non crescono moltissimo. Anzi, nessuno cresce di overall. Al di là tutta. E andiamo ancora avanti perché non abbiamo altre soluzioni al momento. Se non aspettare offerte. Ancora Romano, tutti vogliono Romano. Tutti. Romano, Dezzi trasferimento, 5 milioni e 200 mila. Dezzi quando gioca gioca bene, ragazzi. Quindi almeno 8 milioni. Almeno. Vediamo un po'. Sì, vabbè. Ben in giro prendete. 5 milioni e 6. 6 e mezzo ve lo vendo, dai. Ok, 6 e mezzo è una buona cifra per Dezzi.
Non è una brutta cifra. Io però aspetto Embolo e coso da vendere ancora. Cioè, Embolo. E Breccalo, non riesco a venderli, ragazzi. Non se ne vanno via. Ruggero. 20 anni, 69 overall. È molto forte, molto aggressivo. Controllo discreto. Teniamolo d'occhio. Non sembra sto campione, mettiamo d'occhio. D'Ambrosio, 3 milioni e 8. No, 3 milioni e 8. O poco. Deleghiamo. Non vendere per meno di 6 milioni e parti da 7. No. Vabbè, è troppo, se ho sbagliato io. Ancora Romano. Romano. Romano, ti prego. Verami venduto. Quindi ora abbiamo 1 milione, no, 822 mila euro. Beh, dai, che comunque non è male. Allora, vediamo un po' così, chi ci hanno trovato qua, in forte promettente. Varnier del Cittadella, seguiamolo. Vieira, seguiamolo. Demirovic, seguiamolo. Konaté, seguiamolo. Victor Nelson, seguiamolo. Tutti giovani. Rossi, seguilo. Pirello, seguito pure. Noi scegliamo tutti quanti. Vediamo quelli che ci piacciono un po' di più. E li mettiamo nei preferiti in base per il futuro. Questa è anche una buona clausola. Ci sono i 6 milioni e 4. Potrebbe essere un buon colpo. Andiamo ancora avanti. Mi resta che dire così, perché Dezzi venduto. Bene, 5 milioni presi. Galano. Galano però per 3 milioni sinceramente me lo tengo pure. Cioè, se devo essere sincero, offerta di partenza facciamo 6 per meno di 5. Cioè, ragazzi, Galano è poco, 3 milioni e 8. Con tutto il bene per quella squadra che ha offerto, ma... Allora, abbiamo 6 milioni. Ci serve un centrocampista difensivo centrale. Di livello Ruggero non è di livello, quindi no. C'è questo Roca che di caratteristiche si può vedere meglio. No, che dov'è Roca? Proviamo a acquistarlo. Magari facciamo qualche scambio. Tipo un Breccalo, se vi interessa. Magari, eh. Dai, vi do Breccalo. Su. Ok. Oh. Ragazzi. Un milione e mezzo, dai, è fatta. No. Milioni, vi prego. Vamos! Dai, Roca, è un buon acquisto, secondo me. Potrebbe essere un buon acquisto. 72 euro, 23 anni. Non è male. Accettiamo, sarà titolare. 3 anni, facciamo 4. Tanto accetta, ma so come ha fatto il gioco, quindi non mi sorprendo. Accettiamo. No, aspetta, presenze, rimuovi bonus. Bonus di ingaggio facciamo un po' meno, 200.000. Tosto mettiamo 50.000 di stipendio e va bene così. Perfetto, abbiamo preso Roca. Roca è davvero un grandissimo acquisto. Vedrete che secondo me sarà molto molto buono. Quindi, Roca. Quindi abbiamo Kin e come attaccante. Qua in panchina mettiamo Cherry.
Poi, esterno sinistro abbiamo Nun Santoro, Asano, ce n'era uno più forte, no? La Brekka, vabbè, mi sa che l'abbiamo venduto. Quindi Asano, esterno destro abbiamo Gocce, ma c'è Ferran Torres che è più forte, se non erro, sì, ok. Poi c'è come CC, abbiamo il più forte, chi è già? Ilemark. Poi abbiamo centrocampista difensivo Sahin, terzino sinistro e destro possiamo mettere come terzino qua Piszczek, e come difesa centrale mettiamo Sar a fare la riserva. La squadra è un po' corta in questo momento, sinceramente parlando. Con la venuta di Embolo potremmo fare grandi cose, ma solo se se ne va, è quel il problema. Perché abbiamo in attacco, siamo a posto Keane, Cherry e Harp. Sinistro ci manca un giocatore buono, perché Asano non può fare il secondo. Mancini e Torres e Gocce vanno benissimo così. Viviani, McKennie, abbiamo Ilemark e poi Barilla. Ci serve un altro centrocampista buono sicuramente. Tevez, vabbè. Roca, Sahin e Shuduri va bene così. Destini sinistri Van Darmian. E poi D'Ambrosio, che va bene. Colombo, Milenkovic, Sar e Vague. Hakimi e Piszczek. Ok, direi che un esterno sinistro. Esterno sinistro e un centrocampista centrale. Quindi, non è che mi è rimasto molto. Vediamo se ci ha fatto scambio con Embolo. Serie poesia. Allora, esterno sinistro che abbiamo Baptista, Meyer, no, Japon, Ezequiel Barco, Bernard, Franco, Jorginho. Embolo per Jorginho. Non prenderà mai. Niente. Bentancur invece. Quanto costa? Bentancur per Embolo. Se Juve è interessata. Ma mi sa che ce l'hanno già provato, se non erro. Mi sa che ce l'hanno già provato. Vabbè, proviamoci di nuovo. Vediamo un grandissimo Embolo. Un grande spolvero, ragazzi. Solo per voi. Niente. Centrocampisti abbiamo Sahin, non mi interesserà mai già. Niente. Che poi scusa, mi chiedo centrocampisti, che io sto comprando un centrocampista. Non ha senso. Va bene lo stesso. Allora, Emre Mor ancora seguito. Direi Ezequiel Barco, che potrebbe essere davvero interessante come acquisto. Ti prego, Embolo, vai via, ti prego. Niente. Ma vaffanculo, basta. Ne posso più, veramente. Ne posso più. Aspettiamo offerte per Embolo. Ci tocca sperare nella buona sorte che Embolo se ne vada via in un giorno. Magari, che sarebbe storico. Dezzi a Cardiff City, la foto. Ci mancherà il nostro caro Dezzi. Grande giocatore, sinceramente parlando. Fra un po' arriva la partita di la finale contro il Milan. Noi siamo ancora qua che aspettiamo un'offerta. Darmian 7 milioni. Che cavolo però. Facciamo. Beh, per 10 Darmian lo do via volentieri, sinceramente. Dai, prima della finale devo fare un po' di mercato, vi prego. Si può? Niente, D'Ambrosio non va via. Niente, ragazzi, giochiamoci la finale di Supercoppa contro il Milan. E poi dopo chiuderemo il video.
Allora, giochiamo con tutti i titolari, assolutamente. Quindi mi aspetto una vittoria abbastanza di cattiveria, sinceramente parlando. Hanno Marega loro. Ma che cazzo? Vabbè. Oggi vedremo l'esordio di Hakimi e di Roca. Sta per andare in scena l'atto finale di questa E competizione. vediamo se sono E in c'è grado di grande attesa giocarselo a questi per livelli. conoscere Qui il nome della squadra capiremo se abbiamo campione. fatto buoni Match che acquisti seguiremo oppure no. rigorosamente in diretta Quindi qui un po' su di EA ansia. Sono Sports. loro che palleggiano. Va bene, ok, molto interessante. Però vorrei giocare io personalmente, se si può. Amici sportivi, appassionati di calcio, benvenuti. Questo è Ok, Milano, si questo è San parte. Siro, questa Dai, è la Mois. scala del calcio. Siamo con te, Mois King. Ed Faccio un eccoci, gol. la prima gara Che ci ufficiale della manca ancora un stagione tuo, sembra sinceramente, avere già un quest'anno. Bravo vincitore Sancho. scritto, data la differenza di valore fra le due squadre, ma nel Che calcio se non non bisogna ci mai sono dare il via alla squadra. stravolgimenti, Ecco quest'anno sarà il titolare Sancho, inamovibile l'undici della squadra. titolare Hakan, del Milan. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate Moiskin. capacità offensive per supportare l'unica punta No, di Sancho ruolo non ed ci è arriva. dunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori avversari dovranno faticare Oh parecchio ragazzi, oggi. dai, pressiamo. Queste le scelte dell'allenatore del Parma per il match di oggi. Scelgono di giocarsela a viso aperto, mandano in campo tre giocatori d'attacco, Milenkovic. di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. Bravo 4-3-3 Colombo. classico. Mauri ha Questo provato cavolo a di rovesciata. coordinarsi per la rovesciata, ne è uscita fuori una conclusione sbilenca Poi che non Osimo ha creato Mauri. problemi al Lo di portiere. rovesciata, va Palla che non ha bene. trovato lo specchio della porta, finendo largamente Roca. fondo. McKen. Ma sta fallo da Calcio fuori. giallo, eh. E Oh, il sarà giallo non glielo calcio di dai, punizione. scusate, eh. L'ho visto volare. Vabbè, Roca. Per Viviani. Viviani. Per Ottima la lettura dei Sancho, che difensori purtroppo che ha non ci arriva capito di tutto e ha poco. L'idea era recuperato il molto buona, pallone. anche il lancio non era male. Marega. Bravo Roca! Oh, Roca però Palla fa il larga. fuoco Palla là interessante in dietro, profondità. eh. Moiskin. Può metterla in mezzo. La mette in Mois. mezzo. Peccato, era un Calcio buon d'angolo cross, ma per il non c'era Parma. nessuno in Su. area. Ha evitato guai mettendo il Mancini. pallone in out. Calcio d'angolo dunque. No, chi non ci Buono arriva? l'anticipo del difensore. Messa laterale per Rimessa noi. laterale in zona d'attacco. Mancini, McKennie, Mancini, Mark Roca, Rocca. McKennie, Viviani. Viviani, Cercano il Matteus buco nella Darmian, difesa avversaria. Occhio in Sancho. mezzo, può cercare il cross. La mette in mezzo con questo pallone. Mandy Hanno cross, messo il pallone in area, ma però senza non c'è nessuno precisione. che riesce a prendere di testa. La Anderson. partenza del Milan, attenzione. Musacchio. Colombo, bene. Sancho. Mark Rocca. Roca. Bravi ragazzi. Darmian. Sancho. Ferma, ma non Darmian. controlla. Ancora per Ha interrotto Sancho. un'azione pericolosa qui con questo recupero. Bravo Roca. Oh, è forte sto Roca, porca puttana. È fortissimo. Sancho. Sancho. Per McKennie. La L'hai sterzata verso il visto? centro. Ma non ci arriva. Difensore spazza in McKennie. qualche modo. Prova di Roca. lontano. Ma il tiro è quello Comodo che è, però l'intervento del Roca, portiere sul tiro se dalla tiri così distanza. andiamo molto poco lontano, anzi andiamo quasi indietro, ad essere sinceri. Kramer. Marega. Milan che avanza. Passaggio Bravi, McKennie. intercettato. Kane per Ha metri Sancho. per correre. Sancho. Occhio al pallone per il Sancho. possibile No, no, vantaggio. vabbè, che Palo, ma il sfiga. pallone torna in campo. Perché sta Pericolo. sfortuna? Cioè Pallone che viene allontanato. non Poteva ci essere un'azione credo. pericolosa. Buona l'idea qui. Colombo. Portiere Colombo. non poteva arrivare su quella conclusione. È stato salvato dai pali che hanno Bravo negato il Milenkovic. vantaggio alla formazione avversaria. Darmian. Bravissimo Darmian, bravissimo. Per Buon pallone Sancho. filtrante. Buon controllo. Sancho. Kean era fuori gioco. Fuori gioco, offside, tutto Kean fermo. era in fuori gioco. C'è Reina in porta ancora nel Milan. Ma come c'è Reina in porta? Vabbè. Mauri. Pure Donnarumma ha venduto il Milan. È L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa svendita. Per laterale. Alilovic. giocare con Alidio dice Conti. Mauri, ci vuole Kramer. coraggio. Caldara. Ottimo controllo. Suma dunque l'azione d'attacco. Moiskin. Dai, Kin. Milenkovic.
Mark Roca. Roca. Viviani. Sancho. Sancho per Darmian. Matteuccio. Matteuccio Darmian. Matteuccio. No! Una calcio d'angolo, ok. Non fatemelo rivedere. Non fatemelo rivedere. Mois. No, per pochissimo. Ci mancava pochissimo da fare entrare. Mannaggia. Attenzione. Il Milan qua stava combinando. Ma cosa fischia adesso in attacco? Ma va a cagare, va. Allora, io marei così al momento, non fare grandi stravolgimenti. Squadra in campo di nuovo per il secondo tempo di questa finale. Hanno a disposizione ancora 45. Bravo Mancini. Per chiudere il match e portarsi a casa la coppa. Bravissimo Mancini. McKennie. McKennie, c'è il fisico McKennie. Alla messa dentro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Bravo Roca. Buona lettura. Roca comunque è fortissimo, eh. Ah, in fase di interdizione è tanta roba, non sto scherzando. Altro che Guys. Per andare in contropiede. Se pur Guys fosse forte, ma proprio resistente. McKennie è fiatone. McKennie ha 20 anni. McKennie cross che si perde. Cosa fanno questi? Vabbè, c'era solo la potenza. Bellissima la lasciata di Barega, veramente da Oscar, tipo come Ronaldo contro la Juventus, uguale. McKennie, Roca. Grande bravi colpo ragazzi, Juve, ufficializzato direttamente dalla società bianconera. Team. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Kramer. No. Buon possesso palla, caccia di spazio. Hanno aperto Milan passa in vantaggio con un gran gol altri spazi di non so chi, però passa in vantaggio. Questo è quello che noi ci interessa, purtroppo. Allora, Torres per Mancini. Sain no. Anzi, Ilemark per McKennie e Sain per Viviani. Anzi, no. Cherry per Keane. E basta così. Continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Cherry, secondo me ce la può fare. Fa un golletto. Ma la schiena oggi ho visto un po' giù. Hanno aperto le marcature con questo un po' gol. 1-0. Ilemark. Cherry. Bravo. Bravo. Subito si fa vedere attivo. Buono il recupero, possono ricominciare. Dai, non possiamo perdere subito il trofeo della stagione, ragazzi, però. Anderson. Mamma mia, qui, da che rischio. Il tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare. Che rischio. Fantastica. Roca. Palla che è uscita non di molto. Vabbè, passaggio bruttissimo. La spinta rossonera lungo la fascia. Bravo Ilemark. È stato fermato dal difensore. Bravissimi ragazzi. Alla spazzata che via. Cavolo, eccolo lì. Attento qui il difensore che allontana. Se la cava sotto pressione. Marega! Portiere che blocca il tiro. Dai bravo ragazzi. Qui. Sancho, Viviani. Sancho. Cherry. Ilemark. Per Ferran Torres, buona palla. Ferran Torres. Se lo beve. Cross in mezzo. Bellissima Sancho. Allora finisce altissimo. No, ma che si è mangiato Sancho. Andiamo in offensiva. Proviamo a recuperarla. Ferran Torres. A Torres però. Anderson. Robertson. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Grazie Matteo. Cherry. Puntuale come sempre. No. L'azione è passata da prima. Qui, palla nuovamente agli avversari. Bravo Cherry. Si che riprenderà da quando è entrato la squadra in attacco sta facendo Kramer. Una cosa di più. Kramer. Perfetto oggi nei passaggi. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente. Ma come giocano questi? Guarda verso il gol. Cambierebbe il risultato. Come giocano questi? Vabbè. Allora è uscito, sarà rimesso dal fondo. Pizzari.
Hakimi. Ilimark. Bravi ragazzi, Viviani. E fallo. Ah, ok, almeno. C'è il fallo Perché? e dunque Adesso punizione. cadere così era un po' imbarazzante. La Milenkovic, tocca alla Hakimi. sotterra. Mancano pochi minuti alla fine, partita che Darmian. può ancora regalarci Matteuccio. molto. Non è solo Matteuccio. Viviani. Viviani. Lo ferma, ma non No, controlla. Rocca. Robertson. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Mancano tre Vabbè, è minuti finita, alla fine della ragazzi. partita. Kayanoglu. Ottima la circolazione di palla. C'è una grande organizzazione, tanta roba, Pier, ma tanta roba qui, eh. Cherry. Cherry. Ma Non granché il perché cross, la Cherry? difesa mi dà Perché? facile. Robertson. No, Non ragazzi, ce l'hanno no. fatta e Niente. ovviamente nei loro visi Perdiamo c'è il primo tutta trofeo la della delusione stagione per questa contro un grande Milan occasione che mancata. Eh sì, Pierluigi. non l'ha meritato, ma neanche non l'ha cioè neanche l'ha meritato, cioè diciamo che è un po' così così. Era più do pareggio sta partita. Infatti le statistiche parlano chiaro. Pareggio ci stava tutto secondo me. Ci manca ancora qualcosa. Davvero ci manca qualcosa, ragazzi. Non si fa così, eh. Non si parte bene la stagione in questa maniera. Siamo partiti davvero malissimo, malissimo, malissimo. Vabbè, primo episodio della stagione è andato male. Attenzione, ragazzi. Offerta per Ferran Torres. 34 milioni. Mamma mia. Mamma mia. Alziamo, alziamo. Ferra non mi sta convincendo ultimamente. 50 milioni, dai. Impacca. Ma mamma mia, ragazzi. Ferran Torres ha 47 milioni al Wolfsburg, ragazzi. Sarebbe tanta roba, eh. Sarebbe tanta roba. E niente, io vi lascio così, con questa mega offerta accettata per Ferran Torres. E niente, mi dispiace tanto per la Supercoppa italiana. Purtroppo è andata male, ma io spero che in questa stagione ci potremo rifare col campionato e con altri obiettivi, come l'Europa League. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!